Allora, sono le ore 4:50. A parte che è caldissimo. Dobbiamo arrivare lassù. Qui. Corno Grande, vetta orientale per Ferrada Ricci. Tempo sulle 3 orette. Adesso un mucciolotto dalle capre, eh? Sti culetti. Com'è? La passeggiata. Stiamo andando verso la Madonnina, che volendo si può salire anche lì con l'Ovovia, solamente era chiusa, quindi ci tocca fare questi 3/4 d'ora di sentiero a piedi. Siamo arrivati ad Albergo di Ruto, o di Ruto, non so come si pronuncia, che è questo qua. Qui abbiamo tutto il centenario, da Vado di Corno, Monte Brancastello, là dietro qui le torri Casanova, abbiamo il Monte Infornage che sta qui dietro qui, questo è Monte Prena e questo è il fantastico Monte Camicia. C'ho la visiera enorme! Allora, lì abbiamo il rifugio Franchetti, noi svolteremo a sinistra per prendere la Ferrada Ricci, che sarebbe questa qui, va su, 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 e su in cima. Cla, sei pronto per fare sto mega paretone? Sto già lì. Sei già qua su, stai? Sei in vetta col pigiama. Ma sto roditore! E qua voi? No, no, andiamo su. Andate su. Proviamo a fare birra qui in vetta. Ah, in bocca al lupo. Grazie. Vabbè, se ci arriva. Poi sai che c'era posto? Se c'è questo. Sì. Carinissimo questo. Top. È bello. Mm. Scusate, da quanto rimane aperto il rifugio? Settembre inoltrato. Mm. Costo? Mezza pensione? Mm-hmm. Se siete soci CAI 45, non soci 58. Ah, ok. Però bevande scusa. Porto per tutti. Buono, buono. Ma no, carinissimo. È perché sennò arriva quello che mi chiede 5 litri di vino. Sì, sì. Eccola qui. E da qui inizia la bellissima Ferrada Ricci. Quello è Corno Piccolo, al tramonto, ormai manca poco all'anticima della vetta orientale, che è 2007, poi andremo ai 2009 per la vetta orientale, che è lassù. Questo è il mega paredone, qui abbiamo il centenario. Abbiamo lo splendido ghiacciaio del calderone, su abbiamo vetta occidentale, vetta centrale, vetta orientale, al tramonto
laggiù il lago di Campotosto, Corno Piccolo. Ragazzi, ci siamo. Vetta orientale, Corno Grande. Eccola qui. E abbiamo vetta occidentale. Tramonto. Ce l'abbiamo fatta. Allora ragazzi, oggi dormiremo quassù. Dove, Claudio? Benvenuti al Corno Grande, a 2903 metri. Non ci venite perché è troppo bello. State a casa. Qua abbiamo i nostri letti. Quassù la croce. Eccolo qui dietro. Beh... Ok, allora sono le ore 10, ora andremo a dormire e ci vediamo domani mattina. Buonanotte. Buonanotte. Buongiorno. Sulla vetta occidentale, adesso gli lampeggio. Sono le ore 5:10. Adesso stiamo riscendendo dalla vetta orientale, stavamo lassù prima,
Ora riscendiamo sul calderone, che è quello. Allora, qua tocca stare un po' attenti perché si può scivolare. La roccia è friabile! La roccia è friabile! È un po' sfasciume, quindi tocca stare un po' attenti. Qua c'è il segno. E ora andiamo giù. Questo famoso calderone. Tra un po' andremo a affrontare la ferrata Danesi. Siamo arrivati all'attacco della ferrata Danesi. Inizia qui e si va su. Allora, siamo arrivati a Corno Piccolo, questa è la vetta, 2655, è un caldo che si muore, e niente, adesso facciamo la Vendrigini in giù, la ferrata, c'è un po' di panorama. Adesso facciamo la via normale in giù per poi imboccare la Vendrigini, la ferrata.
Allora, adesso stiamo percorrendo la ferrata Vendrigini, facendo pausa snack. Adesso vi faccio vedere il mega bardone. Per rendervi conto di quanto cazzo è grosso. Quello lì e lo metto. E questo è tutto il paredone. È immenso. Non finisce più. Allora, abbiamo finito il sentiero Pierpaolo Vendrigini. Ed ora si imbocca il sentiero di ritorno. Allora, siamo giunti alla fine. Spero che il video vi sia piaciuto. Ci becchiamo alla prossima. Mettete un like e attivate la campanella. Like. E attivate la campanella. Esatto, è tutto lui, quindi è a posto. E ci vediamo alla prossima avventura.